La comunità ucraina in Abruzzo è una comunità consistente, anche a Chieti molti ucraini hanno scelto di venire. Tra questi c'è una giovanissima ucraina, Dasha, che ha lasciato comunque in Ucraina parte della sua famiglia. Oltre il tuo papà, chi c'è adesso in Ucraina? Ci sono i miei nonni, mio zio, mia zia e i miei cugini, tutti i miei cugini ci sono lì. Le notizie che ti arrivano da loro quali sono? Notizie bruttissime, c'è la guerra vera. Ci sta la gente che sta morendo, ci sono i nostri soldati che, bravissimi, stanno facendo molto per salvare la nostra terra, per far sì che non ci sta occupazione, far sì che fare uscire tutti quanti. Stanno proteggendo loro, i loro figli, i loro mogli. Ecco, ci hai raccontato che tua nonna ha chiesto a tuo zio che è in Ucraina di raggiungerla qui in Italia, ma lui non ha voluto, addirittura ha indossato la divisa e sta combattendo. Dove precisamente? In città Rivne, che sta non molto vicino a Kiev, però sta lì. Niente, sì, lui ha detto che non vuole venire, che non verrà in Italia. Ha detto che io rimango nel mio paese a difendere il mio paese perché devo costruire un futuro per le mie figlie, devo dargli la terra, devo dargli qualcosa. E girò un video dove hanno portato con pronto soccorso una bambina piccola, 8-9 anni, stavano ricoverando e non ce l'hanno fatta. Ma e non è solo lei, ci sono le persone a pezzi, e non solo ucraine, anche persone russe. E mi dispiace perché sono ragazzi. Ci sono molti soldati russi che vengono presi dai nostri perché loro si consegnano spontaneamente perché loro non sapevano neanche che stavano venendo da noi a fare la guerra. E i nostri soldati li prendono, non li ammazzano, quelli che non fanno saltare per l'aria e li salvano. Dicono: dammi il numero di tua mamma, tieni, chiama tua mamma e dici che stai in Ucraina, stai qua da noi. Dobbiamo parlare di queste cose, dobbiamo far capire al mondo intero chi è Putin e quello che sta facendo, che dolore sta creando a tutti. Dobbiamo aiutare, almeno parlare. Dobbiamo, se è possibile, donare, perché al nostro popolo serve, magari adesso serve cibo, serve medicina, serve pure le cose calde che se possiamo mandare. Infatti stiamo cercando di organizzare qualcosa per mandare lì. Ma basta anche una parola, basta anche dire e far vedere che sta succedendo lì.